Buongiorno amici e amiche, buon martedì 28 maggio 2024. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 28-31. Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceverà già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Prima del commento al Vangelo voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci state dando e informarvi che siete in molti a seguirci, ma pochi a sostenerci. Ci sono diversi modi per farlo. Donaci il tuo 5 per 1000. Nella descrizione di questo video ci sono tutte le coordinate. E iscriviti e fai iscrivere al canale YouTube. E infine, inoltra questo audio a chi senti che possa fargli del bene. Contiamo sul tuo aiuto. Continua il discorso della libertà, del coraggio di saper lasciare tutto per seguire il Signore. Il coraggio è ciò che ci manca per dare le svolte che desideriamo per la nostra vita. A volte imputiamo al Signore le colpe di una vita stantia e sempre bloccata nella frustrazione, nelle difficoltà che stiamo vivendo, ma il Signore ci chiede di fidarci di Lui e di lasciare tutto per seguire quello che ci sta indicando. Pensiamo troppo poco al fatto che alcune situazioni negative siano un modo col quale il Signore ci sta chiedendo di agire per uscire e cambiare vita. Spesso invece ci arriviamo nelle nostre comodità e nelle abitudini, perché ormai nel malessere sappiamo come muoverci, credendo che almeno sappiamo orientarci e questo ci fa credere che basti per stare bene. In realtà stiamo male e ci consumiamo pian piano. Quali sono le cose di cui non hai il coraggio di agire e dalle quali potrebbe dipendere il cambiamento in meglio della tua vita? Buona giornata a tutti!